3 ottobre 2014. Mi trovo a Calapira, sulla costa sudorientale della Sardegna, per una battuta di 3 ore di pesca. Le previsioni sono di maestrale, ma arrivando qua ho trovato il grecale. Un vento che porta acqua fredda e gelida. Dirigo un po' più fuori, non so oggi cosa troverò. In Sardegna l'acqua fredda del grecale non porta pesce. In lontananza vedo avvicinarsi un dentice, non è di grandi dimensioni, ma oggi proprio non gira niente. Mi sposto in un secondo punto, è un agglomerato di rocce in mezzo alle acque. In passato ci ho lasciato una cernia, spero di trovarla. All'ombra dei primi scogli vedo un grosso cappone, ma la cernia oggi proprio non c'è, a quanto pare. Mi sposto più fuori, in profondità, ma la situazione non migliora. Le castagnole sono a mezz'acqua, il tremolio dell'acqua indica l'acqua fredda.
centro dentice, della stessa grandezza dell'altro più o meno. Passata un'ora e mezza e vado a controllare un'altra risalita, ma oggi è davvero dura, l'acqua è fredda, non si vede niente, devo avere solo pazienza. Vedo una cernia all'ingresso della tana, piccolo agguattino. Cerco di estrarla ma si incastra. Torno su a prendere aria con calma. Nel secondo tuffo forzo facendo leva sull'asta e pian pianino cede. Comincio a rientrare e alterno sempre aspetto e tana. Vedo un altro dentice. Ma questo è davvero piccolo. Altra discesa e ennesimo aspetto. Oggi mi sta proprio facendo sudare, non gira niente. Sarago maggiore.
Prima di rientrare passa a controllare una tana di corvine. È un cunicolo lunghissimo, almeno 9 metri, stretto. Controllo sempre l'ingresso che non ci sia fanghiglia o troppe alghe, perché dovrò tornare indietro al ritroso ed è molto pericoloso. La corvina c'era e anche molto bella. È per me ora di rientrare. Un po' di pesci li ho presi, ma la cosa che mi colpisce è che si dice che i pesci sono a sangue freddo, invece sono sensibilissimi al calore. Alla fine, comunque sia, è sempre il mare che comanda. Bisogna adeguarsi.